Aiutato a far crescere i miei capelli e non solo crescere ma soprattutto a fortificarli. Io non ho più doppie punte, non ho più problemi di crescita di capelli, non li avevo nemmeno prima, però ho notato una crescita assurda, tanto che mi sto facendo crescere la rasatura, non so se si vede. No, forse no, da bagnati non si vede, però mi sta crescendo la rasatura in una maniera incredibile. Se andate a vedere le shower routine precedenti, i miei capelli erano qui e adesso, cioè, sono cresciuti tantissimo. Li sento un po' pesanti, sarà perché non li lavo da 35 giorni, però comunque sono andata al mare e li ho lavati sempre con l'acqua. Detto ciò, passiamo allo shampoo. Sui miei capelli è super profumato perché ha l'avocado e cocco, e mamma mia, non mi hanno assolutamente pagato per dire queste cose, questo video non è in collaborazione con loro, ma ci tenevo a farvi sapere i prodotti che amo e che uso, benché io abbia collaborato in passato con loro e sia stata iper felice di farlo, infatti appunto sto ancora usando i loro prodotti da febbraio. Seriamente paura per quando io dovrò pettinare, perché guardate qua, sono tutti appiccicati l'uno all'altro. Ok, secondo passaggio di shampoo fatto, adesso passiamo al balsamo. Anche il balsamo è assolutissimamente di Airbus, sempre lo uso da febbraio. Però prima di fare il balsamo mi passo uno scrub che ho fatto io sulle gambe, lo passo anche sul viso perché è super delicato. Vi lascio qui gli ingredienti che ci ho messo dentro. È in questa confezione dell'Avon di una maschera per capelli, perché ho riciclato l'involucro. E questo è lo scrub che ho fatto, quindi lo passo sulle gambe e sul viso non lo passo, ma in genere lo passo anche sul viso, però appunto l'ho fatto l'altro giorno, quindi non vado a distruggermi la mia povera pelle. Ok, a questo punto lascio agire lo scrub sulla pelle, anche perché deve, attraverso il calore della pelle, rilasciare tutte le sue sostanze nutritive, manina pulita, e passo al balsamo. Ne metto un bel po' perché sostengo che i miei capelli ne abbiano veramente bisogno, dato che non li pettino da 35 giorni, tipo un bel po', tipo mezzo scatolo. Poveri capellini miei, cosa dovete sopportare? Allora, vi dirò, questa cosa la posso fare da quando ho questa spazzola, tra l'altro mangiucchiata anche dal mio cane, perché questa spazzola è larga, con le setole larghe, non so se si possono vedere, morbidissime, ed è l'unica che non mi spezza i capelli e mi provoca meno dolore. Quindi guardate come li scioglie, cioè 35 giorni di nodi. Ecco, ovviamente ci sono delle zone che sono più ostiche, quindi devo partire dalle punte. Però vi giuro che rispetto a un pettine normale ci mettete 20 minuti in meno
E non solo, soprattutto non vi spezza i capelli e non ve li rovina. C'è da dire che in realtà i miei capelli li ho tenuti tutti questi giorni legati sempre allo stesso modo, e per quanto io non li abbia pettinati mai nella doccia in questi 35 giorni, sono sempre stati legati allo stesso modo, quindi in realtà non erano poi così tanto annodati rispetto ad altre volte, anche se qua dietro, ecco, cioè, ma nemmeno... Vabbè, piano piano. Hours later. Ok, 20 minuti dopo ho finito, i miei capelli sono sciolti e questo è il risultato un po' schifoso. Comunque, ora cosa facciamo? Laviamo prima lo scrub, così lasciamo il balsamo un po' in posa, perché questo balsamo è come lo shampoo fenomenale. Guardate che bei boccoli, magari avessi i capelli così. Invece mi sono toccati dei ricci strettissimi che si riempiono di nodi. Comunque lavo via lo scrub, così il balsamo sta un po' in posa e fa ciò che deve. A questo punto, ancora non ho sciacquato i capelli dal balsamo, dato che lo scrub lascia la pelle abbastanza... non unta, ma un po' appiccicaticcia, perché all'interno c'è ovviamente il miele e non basta l'acqua per toglierlo via. Allora metto un po' di bagno doccia all'olio di mandorle dolci, questo lo uso da tantissimo, è dell'erboristica ed è super 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 delicato. Anche io che ho avuto da piccola la dermatite atopica per tantissimi anni, tipo 12-13 anni, questo è veramente fenomenale ed è iper delicato veramente, quindi lo passo sulle gambe, sul corpo in generale e poi sciacquiamo sia questo che il balsamo. Anche shower routine finita, devo dire che è andata abbastanza bene e adesso passiamo ad asciugare la chioma. Una volta uscita dalla doccia, l'unica cosa che metto sui capelli è olio di semi di lino. Io non so se sono a fuoco o no, ma comunque metto l'olio di semi di lino, che è di questa marca qui, lo usiamo sia io che mia mamma. E dopodiché passo appunto all'asciugatura dei capelli, che in questo caso non sarà curata per niente. Questo perché c'è un sacco di umido fuori in questo periodo, veramente c'è uno scirocco assurdo e quindi non ha senso asciugarli bene, tanto li dovrei tenere comunque legati. Dunque metto questo, poi li asciugo e ci vediamo dopo. Questo è il risultato finale, se così possiamo chiamarlo, ed è una criniera scompigliata, ma comunque spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, qua sta per diluviare, ci vediamo presto sempre su questo canale, ciao! Cioè, mentre io mi facevo la doccia, qua veniva giù il mondo praticamente, molto molto bene.